Buonanotte a tutti, ciurma, e benvenuti nel Cicchierino in questo nuovissimo episodio su The Evil Within. Ricordo ragazzi che potete avere il 5% di sconto sull'acquisto dei videogiochi utilizzando il mio codice sul sito digital24.it. Trovate tutto in descrizione e ci trovate anche i miei social, mi raccomando. So ragazzi che sarei dovuta tornare con Assassin's Creed, ma veramente oggi faccio appena il tempo a registrare questo, quindi non avevo tempo per fare il casino di attaccare la play qua. Insomma ragazzi, un bordello. Io vi chiedo ancora scusa per tutti questi giorni di assenza ragazzi, ma credo che presto vi spiegherò il motivo. Mi ricordo soltanto che siamo entrati in una casa degli orrori, tipo la casa della famiglia Adams, e quindi ci rimane una cosa da completare per sbloccare la porta principale. Quindi andiamo! Brutte cose qua su The Evil Within. Solo uno scemo qualsiasi mi incoraggiava dicendo: ah, inizia adesso il divertimento, quella casa è un incubo, è un inferno. Evviva! Va bene, cara zia Joy, ci ritroviamo direttamente qua, non ci posso credere, ma io non perdo tempo e vado via. Mi dispiace, devo andare. Ok, eccoci qua. Caro Rubik, spero tu non abbia l'intenzione di farti vedere subito. Allora, come potete vedere qua ragazzi, ah minchia, altri due ne dobbiamo attivare, non uno. Va bene, vorrà dire che comincerò andando di qua allora, eh. Ah, qua c'era ragazzi quella cosa là della cassaforte, quindi allora direi di no. Direi che ci dirigiamo prima sopra, perché secondo me qualcosa ci è sfuggito. Io spero che Rubik non abbia intenzione di farsi vedere subito, perché non sono ancora pronta psicologicamente per tutto questo. Il cavo ci porta di qua ragazzi. Pronto? Sento dei rumori molesti e bruttissimi. Chi c'è qua? C'è uno che si sta facendo un pranzetto. Anzi, due che si stanno facendo allegramente un pranzetto. No, scusa, ma... Vegli fuoco, grazie, ecco. Ciao, io volevo... Ah, mi viene addosso. Ah, vattene a cagare pure tu, madre mia. Io che pensavo, ragazzi, di fare un'uccisione silenziosa una volta nella mia vita. Insomma, però vabbè, diciamo di sì. Ecco, non gli ho potuto da fuoco, ovviamente. Ammazzalo così, guarda. Tac, tac, a calci proprio in bocca, in bocca. Ti faccio esplodere la testa e il cervello. Sarà morto? Sapete che non lo so, però vabbè, sti cavoli. Allora, qua abbiamo l'accetta, però direi di lasciarla, ragazzi. Qua c'è del mocciolo. Qua non c'è più niente di niente. Qua il nostro amico va rilasciato del mocciolo. E qua c'è una bomba a mano. Esattamente questa. Non posso. Ah, era un dardo congelante. Non posso prenderla. Vediamo qua, ragazzi, se c'è qualcosa che può servirci. Magari qualche segreto. Magari le manopole della cassaforte che dobbiamo aprire di sotto. Non lo so. Qua c'è una bomba, l'abbiamo vista tutti. Però io direi possiamo salire qua. Certo che possiamo salire. Possiamo andare al piano di sopra della biblioteca. Allora, se ci fanno salire qua, un motivo ci sarà. È la concia di tua madre. Oppa! Boom e sciotta la prima. Guarda le tue cervella come si sono sparse per tutta la libreria. Che c'è? Ce n'è uno dietro. La concia di tua madre. Va, 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 va. Ecco, boom e shot con l'accetta, riga. Preso il mocciolo. Qua. Aha. Una manopola. Presente i numeri da 0 a 24. Perfetto. Il punto è che questo quadro è assolutamente meraviglioso. Possiamo interagire. Questo che mi stai dicendo? Che cosa vorrà mai dire? Forse sono i numeri? I numeri che dovrò inserire con questa manopola? Il numero di queste teste bianche che sono 2, 4, 6, 8, 10, 11? Non lo so ragazzi, ricordo che adesso! Rubik! Rubik! No! No! Senti amico, io e te dobbiamo parlare in qualche maniera. Io e te dobbiamo affrontare un po' i discorsi, perché così amico mio non andiamo da nessuna parte. Io corro ragazzi, ecco. Ah porca vacca Rubik, lasciami in pace, ti prego. Raga, io concia di tua hermana. Così stiamo proprio freschi, che spara non gli posso sparare.
È a scappare, mi insegue, ecco, mi ha fatto rinascere qua, che notizia meravigliosa. E se andassi prima da questa parte? Oh, scusate signori, scusate la mia irruenza, qua c'è l'altra manopola, perfetto. Da 0 a 9. Qua c'è la parte di sotto del quadro, ragazzi, questi saranno indizi. Sarà 11 e 2, suppongo. Penso io, non ne sono sicura. E ti continuerò a spaccare tutti i vasi. Non ti credere. Non ti credere che te la faccio passare lì. Perché? Mocciolalo, mocciolalo. Va bene. Allora esco, eh. Io esco e vado da quest'altra parte. Ah, è chiusa a chiave. È chiusa a chiave lei, capite? Fa la ritrosa, lei si chiude a chiave. Scusate ragazzi, direi di correre di sopra a prendere l'altra manopola, ragazzi. Prendi sta cacchio di manopola. Già sta vibrando in una maniera impressionante il controller, perché secondo me si è buggato il controller, ragazzi. Sta vibrando che non vi dico nemmeno, guardate. Va bene, allora andrò fuori, eh. Raga, potrete non crederci, il controller sta continuando a vibrare nonostante non stia succedendo assolutamente niente. Va bene, vorrà dire che adesso andrò a portare queste due manopole di sotto, intanto che il controller vibra ininterrottamente. 11 e 2, 11 e 2, ricordiamoci. Metti pure l'altra, allora. Ah! Ho fatto tutto da solo, ragazzi, non l'ho messo io i numeri. Permesso? Bello! Bello qua, ti fa venire proprio voglia di entrare. Ok, va, facciamo pure questo. Oh merda. Soggetto numero 14, testo 38C, sistema limbico, prova 3. Elettrodo collocato in C4, stimolazione della corteccia, sede della speranza. Non so dove metterlo, ragazzi, vi dirò la verità. Ce la metto, eh? Ho sbagliato, vero? Ovviamente. Ma io che ne so di come... cioè, delle parti del cervello umano. Ah, minchia, ci sto a perdere pure io la vita, eh. Che notizia meravigliosa. Provo a metterlo qua. Oh, meno male. Al terzo tentativo ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Wow. Ecco fatto. Tutto risolto, va bene. Io vado, ragazzi, scusate il disturbo. L'ospedale non ha ricevuto la solita donazione della tua famiglia. Che donazione? L'ospedale ha fatto forse qualcosa che meriti una donazione. La famiglia Victoriano è sempre stata molto generosa. Dove sono i tuoi genitori? Sono andati via. E quando pensi... C'è qualcosa di cui vuoi discutere, dottore? Sono venuto a dirti che l'ospedale non potrà più fornirti alcuna assistenza materiale. Le tue ricerche finiranno presto nel nulla. Come osi venire a casa mia e minacciarmi? Ok, i rapporti fra i due non andavano poi così bene. Allora ragazzi, non ci resta che andare di sopra a risolvere l'ultimo. Ah! E ciao. Ehi, ragazzi. Oppa! Boom e shot al grasso. E questo con la pistola? E questo pezzo di merda con la pistola? Prendi fuoco, maledetto pezzo di merda. Oh, al grasso, ragazzi, abbiamo fatto un headshot da paura. Direi di usare una siringa, tanto ce ne abbiamo tre per fortuna. Ecco fatto. Raccogliamo questo mocciolello. E il grassonazzo ha lasciato qualcosa? No. Cioè, è venuto qua e è stato pure completamente inutile, va bene. Allora, dov'è? Sì, ecco. Solo. Esatto, mio caro. Ci siamo, io direi di andare a... No, 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 no. No, no. No, voglio andare a salvare! Voglio andare a salvare! Non è giusto!
Ah, per fortuna, ma ha salvato la partita, non me lo ricordavo. Vabbè, direi che questo possiamo tranquillamente saltarlo, ragazzi, tanto l'abbiamo già visto. Certo, direi di correre, perché credo di aver capito che le apparizioni di Rubik sono completamente casuali. Dove conduce il cavo? Raccogliamo tutto il mucciolo che possiamo raccogliere. Direi di darci una mossa, ragazzi, perché sto fatto che c'è Rubik che può spuntare da un momento all'altro veramente mi fa venire l'ansia, e non poca. Qua cosa c'è? Yoho! C'è qualcosa qua? Ok, un documento. Nota della stanza di Rubik. L'ho vista di nuovo alla fine del corridoio, i suoi lunghi capelli neri splendenti come sempre, i suoi occhi neri su quel volto di porcellana. Indossava il suo abitino rosso, il suo preferito. Riluceva come una striscia di sangue crimson nella luce del tramonto. Laura, sapevo che eri viva. What the hell? Di che stai parlando, amico? Dobbiamo chiarirci io e te, te l'ho già detto, perché così non è che possiamo continuare. Ah, qua posso nascondermi in caso. Di qua. Questo, medikit, perfetto. E direi di uscire, di continuare lungo il corridoio. Qua possiamo controllare. Sì, qua possiamo controllare. Ho preso due fiammiferi. Dove è entrato mo quello? Qua c'è nel bocciolo! A testa! Oh, bravissimo, hai fatto il tuo dovere per una volta. Raccogliamo questo. E il nostro amico non ha rilasciato una beneamata cippa, per cui continuiamo, ragazzi, giù per questo corridoio. Ecco. Che succede? Cos'è? Cos'è? Oh. Cos'è? Io non so dove sto. Sì, l'ho capito all'ultimo che devo sparare a quello. Va bene. Ok, rifarò tutto. Sono prontissima stavolta. Merda. Che culo, meno male. Per una volta la mia mira non è stata troppo disastrosa. Ok, adesso allora posso entrare? Posso? Non è manco qua che devo andare, suppongo, no? Posso controllare, qua non c'è una cippa di niente. Qua c'è, un passaggio dentro al camino, ragazzi. Immagino che sia quello che ci interessa, giusto? È un passaggio segreto. Va bene, vorrà dire che entrerò anche qua dentro. Ah, meno male, ho premuto il tasto sbagliato, ok. Ok, vediamo di risolvere anche questo terzo enigma, quasi totalmente a caso. Soggetto numero 12, test 71B, elettrodo collocato in A2. Certo, stimolazione, sì, dell'amigdala, serie di emozioni e memoria, nonché origine della paura. Non lo so, qui? Ovviamente no! Oddio. Risponde. Qua? Il mio carico psicologico. Ah, che culo, ragazzi, l'amigdala! Io so che sta nella parte posteriore del cervello, per cui è per questo che sono andata abbastanza a colpo sicuro la seconda volta. Ok, anche questo è stato fatto. Ammazza quanto bocciolo! E qua che abbiamo? Lo prendo questo. Ovviamente lo prendo. Va bene, allora vorrà dire che tornerò indietro. Stavolta la porta sarà aperta. Padre, se solo sapessi il piacere quell'espressione sul tuo volto. Davvero pensavi che sarebbe bastato rinchiudermi? Non ci avevo fatto caso. Per cancellare la mia esistenza. Lontano dagli occhi, giusto? L'hai fatto, vero? Ma ho sempre pensato a voi. Spero che siate orgogliosi di voi. Non avevo notato i due cadaveri qua bellamente seduti. Va bene. Ah, qua c'è la statuina. Perfetto, stavo per perdermela pure questa. Allora, io vado di sotto, ragazzi. Non mi interessa più niente cercare altre cose. Me ne vado perché ne ho veramente abbastanza. Me ne sto andando, basta. Ok. Scendiamo e vediamo che cosa sarà successo adesso.
Infatti. Ah, finalmente. Si entra, signori, si entra. Però aspetta, direi di andare a salvare la partita davvero questa volta, prima di fare altre cacchiate. Tizia Joy! Certo che sono provvidente, per questo che sono tornata a salvare. Allora, vediamo un po' qua che abbiamo. Ruben, si segna la scomparsa di Ruben Victoriano, che sarebbe il nostro Ruik, ragazzi. L'amato rampollo della ricca famiglia Victoriano non è stato più visto dopo l'incendio alla tenuta. Ah, posso andare a potenziarmi? Vediamo cosa stavolta. Io, ragazzi, direi questa volta di usare 10.000 punti mucciolo e potenziare la barra vitale, perché è veramente il caso. E niente, per adesso soltanto questo, ragazzi, ma direi che era importante da fare oramai. Per cui Tizia Joy, fammi salvare la partita. Ecco fatto. Ah, mi stavo dimenticando di aver preso una chiave. Allora, ragazzi, questo episodio di oggi credo che lo farò durare leggermente di più, perché non so se appunto poi domani e sabato ci sarò con nuovi video, quindi magari vi faccio durare un po' di più oggi. Ah, bocciolo, quant'è? 5.000, che gran scoperta. Per cui Tizia Joy, fammi salvare di nuovo la partita prima di addentrarci in quell'antro infernale di nuovo. Ok, me ne vado. Ciao Tizia Joy, è stato un piacere rivedere il tuo sorriso splendente. Benissimo, ragazzi, allora adesso usciamo e addentriamoci in questo corridoio che sembra schifosamente infinito. Adesso vedrete. Non mi piace, non mi piace già. No! No, 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 sti giochetti no, No, sti giochetti no! Ah! Un bel taglio pulito. Non si può più tornare indietro ormai. Tira via la pelle integra. I pensieri dalla mente. Ruvik? Sì, era lui. Devo seguire i globuli rossi fluttuanti? Davvero? Direi che seguirò quel bambino ologrammatico. Io te seguo. Se mi prometti di non farmi cagare addosso, ti seguo fino in capo al mondo. Seguiamo i tuoi globuli rossi, le tue piastrine. Le seguo molto volentieri. Che esperienza meravigliosa. Un ascensore? No, una porta, credo. Mazzo, non ci vedo. Oh, oh, oh merda, oh merda, oh merda, oh merda. Cos'è? Oh merda! Cos'è? Io me ne vado. Non so cosa sia, ragazzi. Anche perché non credo di potervi sparare. Non mi piace, non mi piace. Ah, senza luce non vedo i fili. Che scoperta meravigliosa. Oh merda, che sta succedendo? Ah, si stanno chiudendo, si stanno abbassando i cosi, si stanno abbassando. Oddio, muoviti, per l'amore del cielo. Prendi questi. Ok, sì, ci sono. Ok. Oh. Vabbè, sì, io me ne vado, non mi guardo manco indietro. Vabbè, ciao, ciao.
A Lucchetto la conciare d'ermana. Perché non gli mira automaticamente? Cioè, proprio per farti venire ancora di più l'ansia. Ok, risolto il quesito. Che vado? Dove cacchio vado? La conciare tutia. Ecco qua. Di nuovo, ansia mille. Ok, ok. Tanto sta per raggiungerci, chi se ne frega, no? Aia, no, pure questo no! Muovite. Oh! Sì, vabbè, sì, vabbè. Muovite! Oh. Ah! Cacchio! Oh merda, si sta resta... No! No! Avevo finito! Ok, devo rifare tutto, va bene. Ok, ok, ok. Di nuovo ci siamo, ragazzi. Di nuovo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Corri! Queste esperienze mistiche ti fanno proprio venire voglia di vivere, vero? Sì, tantissimo. Non mi hanno manco salvato la partita. Non so perché. Opa! Ancora i tizi con le torce. Non avrei intenzione di darmi fuoco di nuovo. Oh oh. In un così bel campo di girasoli, dato fuoco a tutto. Perché mi hanno portato qui? Bella domanda, Seb. Se sapessi risponderti, Seb, ti risponderei Seb. Io adoro i girasoli, ragazzi. Sono veramente una meraviglia della natura. Il punto è che non so se ci siamo accorti che non mi ha ancora salvato la partita. Non me l'ha salvata! Non me l'ha salvata! Dove sei? Laura. So che sei qui. Ti sento respirare. Ricchi bastardi. Credono di potersi comprare tutto quanto. Devono imparare chi è che comanda davvero. What the fuck? Ehi, ci sono i bambini là dentro. Là? Io non sento niente. Madre mia. Ma che... Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Aiuto, aprite la porta. Ruben. Ruben, devi arrampicarti. Uscire di qui. Devo uscire. Lì. La so, lì. Non so se c'è una scala qua, eh. Devo attivare questo. Che devo fare? Sì, forse sì. Ok. Non mi ha ancora salvato la partita, ragazzi. Ci rendiamo conto? Non so che sto facendo. Posso arrampicarmi adesso? No, non posso. È troppo alta. Che altro devo fare? Questa? Io la tiro, eh. Ok. Ok, adesso sì. Perfetto, perfetto. Ah, aspetta, forse se sparo all'ingranaggio, forse sì, si sblocca, ok. Per fortuna, ragazzi, mi è venuto in mente, cioè, insomma, quei colpi di genio che ragazzi mi vengono in mente sempre, eh. Io esco, ciao, caro fienile. E dai, di nuovo queste piastrine. Ma che vuoi che faccia con te? Che faccio adesso io con questo, ragazzi? Oh merda, miseria! Non so che fare. Sto
crescerendo. Non so se devo ammazzare ognuno di questi ogni tanto. E dai, continuare così o che cosa? Ok. Chi altro c'è? Ok. Anche perché sto per finire i colpi, ragazzi. Oh merda, ok. Ok, quindi questa sua amica è morta così. Io? Che vuoi da me? Adesso muoio. Siamo tornati qua. Ma me la salvi la partita, sì o no? Cioè, ragazzi, sta cosa mi sta mettendo davvero nervosa. Devi mangiare. Devi recuperare le forze. I miei bambini. Ehi. Vorrei. Ne abbiamo già parlato. Ragazzi, pensavo fossero persone vere per una volta, invece mi sbagliavo, proprio mi sbagliavo tantissimo. Va bene, allora qua c'è un passaggio segreto. Possiamo ficcarci dentro. Ecco, c'era un'altra porta là. Non pensavo che fosse l'uscita definitiva. Vabbè. Fatto sta, ragazzi, che per fortuna almeno sono riuscita a finire il capitolo 9. Per cui niente, noi ci vediamo probabilmente domani, ma non sono sicura al 100%, o sabato. Grazie a tutti, un bacione e a te e a tutti, ci vediamo alla giochierina. Ciao.